speciale TOSM ITM 2011. Buon pomeriggio da Orlando Ferraris e benvenuti a Media Plaza, benvenuti al TOSM, TOSM ITN edizione 2011, una edizione molto ricca, devo dire, di argomenti, di innovazione, con tantissimi appuntamenti e soprattutto con molte novità. Ieri più volte è venuto fuori l'argomento di energie alternative, se ne è parlato con un personaggio straordinario che ieri ha aperto in plenaria appunto l'edizione 2011 di TOSM ITN, Jeremy Rifkin, personaggio straordinario, e più volte ho sentito energia del sole, del vento, quindi sicuramente uno dei temi importanti. Oggi ne parliamo con la responsabile della comunicazione di EDF ENR Solare, multinazionale francese, e che però da qualche anno, appunto, da un anno, ecco, quindi è sicuramente poco tempo, ma potremmo già fare un po' il bilancio di questo primo anno di vita, si è installata in Piemonte, a Rivoli per la precisione, quindi in provincia di Torino, e devo dire con un progetto molto, molto interessante legato proprio alle nuove energie. Parliamo con Chiara Bertino di Solare, però presentiamo prima al meglio, ecco, con una piccola scheda anche la vostra società, che ha già un fatturato molto interessante, che è partita in questo anno con il piede sull'acceleratore giusto e con, come dire, degli obiettivi ben precisi, perché quando si parla di solare ci sono tante possibilità, tanti metodi per applicare il solare, e poi perché ci racconterai anche qualche case history molto curiosa e interessante per far capire fino a che punto può arrivare appunto il solare. Chi siete? Allora, EDF ENR Solare nasce a maggio del 2010 da una joint venture tra EDF, colosso francese multinazionale nell'ambito dell'energia, ed è più un'azienda locale del Cuneese che si occupa da 80 anni di energie rinnovabili e di tutto questo mondo. L'azienda, nata a maggio del 2010, ha iniziato a operare sul mercato italiano lo scorso ottobre, quindi siamo proprio neonati sul mercato italiano, e si occupa esclusivamente di impianti fotovoltaici su tetto. Quindi anche in tempi già non sospetti la nostra strategia è stata premiata poi da quello che è stato il quarto conto energia. So che conta poco, ma siamo molto a favore degli impianti fotovoltaici. Bene. Sui tetti, li preferiamo a quelli nei terreni. Beh, tanti motivi possono portare a questa opinione, non ultimo il quarto conto energia, appunto, come dicevo, ha premiato la nostra scelta strategica, in quanto comunque gli incentivi per gli impianti a terra sono stati assolutamente abbattuti. La nostra azienda appunto si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici esclusivamente su tetto, sia per clienti residenziali, quindi villette, mono, bifamiliari, sia per aziende, quindi tutto il mondo business, anche aziende agricole, ovviamente con un'offerta su tetto, quindi serre fotovoltaiche, capannoni, eccetera. Nel caso dell'offerta per i clienti residenziali, offriamo un prodotto chiave in mano, quindi completamente seguito da noi, dalla progettazione all'installazione fino allo smaltimento addirittura dei pannelli a fine vita, in modo ecologico anche in questo caso. In ambito business invece offriamo sia un'offerta chiave in mano che un'offerta con cessione del diritto di superficie, quindi il cliente non paga niente, anzi guadagna dall'affitto che noi gli corrispondiamo per il terreno, per il tetto, e poi noi installiamo a spese nostre l'impianto fotovoltaico. Qui siamo naturalmente nel Salone delle Tecnologie, quindi tutti sapranno esattamente qual è il sistema e quali sono i vari passaggi, però speriamo, secondo me vale la pena. Esatto. Allora, un impianto fotovoltaico installato su tetto cattura tutta quella che è l'energia solare. Questo ovviamente, la producibilità dell'impianto varia in funzione di dove è localizzato, ovviamente al sud Italia o nella provincia di Cuneo, caratteristica questa cosa, c'è un altissimo irraggiamento solare, quindi sicuramente la collocazione geografica dell'impianto influisce, così come influisce la sua esposizione. Immaginiamocelo molto semplice, un impianto esposto a sud ovviamente acquista molta più luce solare di un impianto esposto a nord. L'inclinazione del tetto è un altro dei fattori, quindi tutto questo fa sì che ci sia una produzione di energia pulita.
il conto energia cosiddetto, che è stato cambiato ahimè lo scorso maggio, definisce degli incentivi statali erogati per ogni kilowattora prodotto, indipendentemente poi dal suo utilizzo, quindi già solo la sua produzione. L'energia prodotta dall'impianto poi viene trasformata da un inverter perché sia compatibile con la rete, in parte può essere utilizzata dall'abitazione, dall'azienda per il suo autoconsumo, l'energia prodotta in surplus viene venduta alla rete, quindi c'è anche un guadagno sull'energia venduta, quindi doppio guadagno dagli incentivi e dalla vendita alla rete e risparmio sulla bolletta perché si diventa produttori della propria energia. Da come lo stai raccontando, noi ti crediamo, Chiara, tutti dovrebbero seguire questa strada. Teoricamente sì, perché il problema è che c'è molta poca cultura dell'energia, mi permetto di dire, e anche forse poca informazione su veramente la base, come funziona. E poi ti sentirei dire chissà quanto costa. Questo è vero, è anche vero però che esistono delle soluzioni finanziarie, noi ne proporremo a breve una sul mercato, vi do questa anticipazione, proprio per permettere al consumatore finale di ripagarsi l'impianto grazie al guadagno e al risparmio in bolletta. Quindi diciamo che poi un costo, a parte anche se fosse acquistato completamente, si rientra nell'investimento nel giro di 6-7 anni, quindi in poco tempo. E in più per tutta la vita dell'impianto poi si ha un risparmio, eccetera. In più gli incentivi dati dal conto energia non subiscono nessun adeguamento, Istat, cose, eccetera. Rimangono costanti per tutta la vita dell'impianto. Quindi, ecco, se tu dovessi suggerire o se c'è qualche case history, qualche dato importante, la dimensione più giusto o meglio a partire da per la quale vale la pena di utilizzare questi impianti. Ma allora, in ambito residenziale parliamo, sì, una villetta, un'abitazione monobifamiliare, è necessario che abbia una superficie di tetto libera di 25 metri quadri. Ah, quindi anche piccole superfici. Sì, sì, anche piccole superfici. Un impianto da 3-4 kW comunque sicuramente già contribuisce a produrre l'energia sufficiente per una famiglia. Non di 10 persone, ovvio, ma 2 o 3 persone senz'altro. Immaginiamo di creare un tetto fotovoltaico qui all'Oval, produciamo tanta di quell'energia. Tanta da poter essere anche venduta. È vero, forse. Soprattutto limitiamo tantissimo le tonnellate di CO2. Esatto, anche di petrolio direi oggi, no? Anche di petrolio. Senti, il vostro slogan è la vera alternativa, ma questa è la vera alternativa, il sole? Sì, sicuramente, almeno noi ci crediamo, visto che è il pane della nostra azienda. Il sole è la vera alternativa perché sicuramente è una fonte inesauribile, a differenza di altre. Noi diciamo la vera alternativa anche perché siamo noi stessi una vera alternativa. Siamo un'azienda che può garantire affidabilità e qualità grazie al nome che ha alle, certo, spalle. Poi il sole è sicuramente una vera alternativa, poi in Italia con l'irraggiamento che abbiamo e le potenzialità del nostro paese, sì. Certo, poi se abbiamo delle stagioni lunghe come quest'anno dove il sole arriva fino a ottobre, benissimo. Alle nostre spalle intanto c'è la possibilità di vedere l'home page del vostro sito sul quale si trovano tutte le informazioni, ci sono anche naturalmente maggiori informazioni rispetto a quelle che forse possiamo dare oggi in pochi minuti. La cosa per la quale appunto ci tenevamo anche ad averti ospite è di raccontare qualche case history importante, ce ne sono veramente. Vabbè, al di là voi avete fatto tantissimi impianti di tutti i tipi, però ce ne sono alcune di queste molto curiose, caratteristiche, e che possono forse scatenare anche la nostra come dire, immaginazione per fare degli impianti, per creare degli impianti in posti dove magari esatto, addirittura di portare la corrente. Mi riferisco in particolare, ne avete fatti tanti, ma a questo bivacco di alta quota che vorrei ci raccontassi un po'. Sì. Allora, il CAI di Torino insieme al SUCAI in occasione del loro anniversario hanno pensato di ricostruire, rifare completamente un bivacco sulle Grand Jorasses sopra Courmayeur titolato Giusto Gervasutti, storico alpinista. Questo bivacco classico in legno di montagna è stato completamente rivisto e trasformato ed è nata una cosa molto particolare, è stata chiesta la consulenza di 2 architetti torinesi, Testa e Gentilcore, che hanno progettato questa, sembra un po' una navicella spaziale, alcuni l'hanno definito un missile, è un bivacco assolutamente innovativo, costruito addirittura con dei materiali
utilizzati per le barche, quindi delle soluzioni a sandwich, non sono così tecnica, però molto innovativi, che si prestavano bene a tutti gli agenti atmosferici, certo, alle difficoltà che ci possono essere a 4.000 metri d'altezza. Su questo bivacco a forma appunto di missile, quindi molto particolare, per la prima volta è stato installato un impianto fotovoltaico che, per il quale noi abbiamo fornito la consulenza. È un impianto fotovoltaico in isola, perché non è collegato alla, certo, rete elettrica, è formato da dei pannelli flessibili a film sottile che sono praticamente incollati sopra questo missile, che producono energia che viene tenuta e conservata da una batteria, e anche la batteria è costruita con dei materiali ecosostenibili, ecocompatibili, il tutto è completamente riciclabile, cosa non da poco, e l'energia prodotta serve ad alimentare il bivacco. Normalmente si leggono nei racconti di Gervasutti piuttosto che di alpinisti storici in montagna, si leggeva il libro con la pila o con le candele. Invece in questo bivacco avranno la luce, avranno la corrente elettrica, avranno addirittura una piastra da cucina per poter cucinare, e ci sarà addirittura un computer di bordo nel quale tutti gli ospiti del bivacco potranno lasciare il loro... Potranno racconto. Collegarsi a Facebook e chattare, è vero? La rete fin là non arriva. È un po' difficile. Però lasciare le loro storie, sì, senz'altro. Beh, molto importante, mi sembra molto interessante. Come dicevo prima, scatena un po' la... come dire, ecco, lo possiamo fare altre cose, vedere, ecco, il bivacco Cervasutti, ecco, forse sotto, eccolo là, perfetto, eccolo lì. Molto bello, molto innovativo anche come design, devo dire, sì. E poi c'è la corrente all'interno. Questo ha scatenato un po' di polemiche. Non tutti erano d'accordo, no, immagino, assolutamente, vero? Assolutamente no, perché non è una classica struttura da montagna, la baita di legno, il bivacco che ci si immagina, però sicuramente è più solido. E poi la cosa molto interessante è che questo bivacco è stato costruito a moduli direttamente a terra ed è poi stato trasportato con l'elicottero già premontato, in modo da limitare al massimo i lavori in quota. Certo, sono sicuramente... a 4.000 metri forse non è proprio facilissimo, no, assolutamente, lavorare. Molto bello, ecco. Metri quadri, quanto è grande? Ma è piccolino. Adesso si vedono ci anche... Ci sono 7 posti letto, se non erro, e la cucina è una parte conviviale, insomma. Si vedono adesso i pannelli sopra. È un impianto da 2,5 kW, è piccino, ovviamente la superficie disponibile. Però quasi quanto c'è in un'abitazione residenziale, sì, cioè sì, i 3 kW. Quasi. Bene, complimenti. E sicuramente vi chiederanno di fare altre robe straordinarie, magari sugli 8.000 metri o d'altezza. Speriamo. O sott'acqua, no? Beh. Senti, avete fatto cose anche più normali, però sì, che vi hanno portato alla ribalta, soprattutto sui giornali, perché avete praticamente preparato ai roveri, quindi il campo di golf appunto dei roveri, anche qua la superficie appunto dei tetti è stata utilizzata, sì, per installare pannelli che producono energia e poi se la usano e la vendono, perché comunque sarà un impianto molto grosso, parliamo di un 200 kW. Ah. Quindi un impianto grosso, in parte verrà utilizzato dal circolo, in parte venduta. Diciamo che insieme a Royal Park abbiamo deciso di fare questo progetto uniti nel green. Un circolo di golf è già, certo, green per vocazione naturale, però non dimentichiamo che, a dispetto di quanto si pensi, un circolo di golf ha un consumo di elettricità altissimo, certo, quindi non è poi così tanto ecosostenibile da questo punto di vista. I roveri hanno deciso di dotarsi di un impianto fotovoltaico, il che gli permetterà di sfruttare in parte appunto l'energia e in parte di rivenderla. È stato un progetto interessante e il mondo del golf è un mondo sul quale vogliamo lavorare e continuare tutta una serie di sinergie. Voi seguite tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione. Una cosa che mi aveva affascinato è l'utilizzo dei pannelli solari per costruire le serre, e l'ho già detto, ne prenderò poi una per mio suocero, perché almeno ci risolviamo tanti problemi, non soltanto come dire, di preparazione dell'orto, della verdura appunto, ma anche proprio per procurare la corrente. Ecco, spiegaci meglio però come sono realizzati le nostre serre. Porto la case history di una serra innovativa che è stata realizzata lo scorso anno ed è stata allacciata alla rete a maggio.
è una serra in cui i pannelli fotovoltaici sono completamente integrati nella struttura, cioè fanno proprio parte del tetto della serra. Sono dei pannelli fatti apposta per questo tipo di prodotto, di edificio, perché sono semitrasparenti in modo che non vanno a influire su quella che è la cultura e quindi sulla luce di cui necessitano ad esempio le melanzane di questa serra, e quindi completamente integrato. Non so se... Intanto ringraziamo la regia che sta facendo girare le immagini proprio della fotogallery, appunto, che comunque si trova sul vostro sito e che dà un'idea appunto di questi pannelli utilizzati per realizzare e costruire delle serre che, oltre a produrre melanzane, producono corrente elettrica. Si racconta anche bene questa cosa. Questa serra, tra l'altro, è stata costruita in collaborazione con un grande gruppo francese, gruppo Richel Marcheguet, proprio perché abbiamo progettato insieme a loro tutta la struttura, non solo il pannello. Ed è una serra interessante, tanto che è stata premiata come eccellenza in ambito di applicazione fotovoltaico-agricoltura all'interno della mostra Best Practice che c'è in questi giorni all'Ener Solar Più a Milano. Quindi è un progetto di cui andiamo molto fieri. Sono quasi un megawatt di picco questa serra, quindi grande. Interessante, interessante. L'azienda agricola che l'ha installata, che l'ha scelta, produce melanzane e pomodori per la grande distribuzione, quindi anche per loro è stata una sfida importante. Beh, l'applicazione in questo campo la vedo veramente bene, cioè unire sicuramente le due cose. Parliamo di tecnologie, parliamo di innovazione. Voi sicuramente per fare questo mestiere siete molto innovativi. Quanto hanno aiutato le tecnologie e soprattutto quanto potranno aiutare il futuro? Quanto si potrà ancora migliorare in questo settore? È un settore assolutamente in crescita, assolutamente in mutamento, si rinnova quotidianamente, è un mondo estremamente veloce. Noi lavoriamo con l'Istituto di Ricerca e Sviluppo della nostra casa madre a Parigi e ogni giorno, veramente, non scherzo, ci sono delle innovazioni, dalle tegole fotovoltaiche alle applicazioni su moduli flessibili. È veramente un continuo mutamento. L'innovazione è sicuramente fondamentale nel nostro settore perché ci permetterà sempre di più di distinguerci e soprattutto permetterà l'utilizzo e l'impiego di un impianto fotovoltaico su qualunque tipo di superficie. Fino a un po' di tempo fa forse non erano possibili dei capannoni con la superficie curva con dei pannelli rigidi. Dopo l'introduzione di laminati flessibili è stato possibile, quindi è sempre di più. Sì, infatti ricordo le prime installazioni, i primi pannelli erano molto pesanti, sicuramente rigidi, spessi. E anche il discorso poi della loro ecocompatibilità, ecosostenibilità, si è discusso molto negli anni passati sul fatto che comunque i pannelli non erano riciclabili. Adesso si è invece trovata una strada attraverso ad esempio PV Cycle, a cui noi siamo iscritti, per riciclare e smaltire in modo corretto i pannelli a fine vita. E si riciclano per fare altri pannelli o altre cose? Al momento si riciclano per fare altri pannelli. Chi può dirlo che un domani si riesca a fare altro? Bene, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Io vorrei che tu ricapitolassi su questo. Secondo me bisogna molto spingere, molto, come dire, fare comunicazione sui principali vantaggi per chi prende questa strada, perché questa è veramente una strada, al di là di voler bene alla natura, come si dice, o comunque di avere dei risparmi. Prima lo dicevamo con Anna Maria Di Ruscio di Net Consulting. Non bisogna pensare all'innovazione come un fatto, faccio innovazione per risparmiare, ecco, questa è forse la scelta sbagliata. Bisogna fare innovazione per crescere, comunque per vivere meglio, per distruggere meno il pianeta. Adesso sto sicuramente esagerando, però vuole essere un po' questo il taglio. Quindi chi prende la strada del solare o comunque di avvicinarsi a installazioni tipo la vostra, deve secondo me aver ben chiaro, al di là delle cose appunto legate alla natura, anche quali sono i vantaggi, soprattutto quelli economici comunque. Ci sono dei guadagni economici indubbi dovuti appunto agli incentivi erogati dal conto energia per tutta l'energia prodotta, risparmio sulla bolletta perché l'energia prodotta viene autoconsumata, guadagno dalla vendita dell'energia alla rete. Non dimenticherei anche un vantaggio inteso come ritorno d'immagine che le aziende possono spendersi. Ci sono numerose ricerche che dimostrano quanto ormai anche il consumatore finale sia attento a come l'azienda si comporta, e quindi in ambito business non dimenticherei anche questo vantaggio.
Bene, io se non ci sono domande, se non ci sono curiosità, comunque Chiara rimarrà con noi ancora qualche minuto e poi rimanderei tutto al vostro sito. Certo. Sicuramente trovano tutte le informazioni del caso. Ti faccio dare l'indirizzo perché non lo ricordo a memoria. www.edf-enr-solare.com. Bene. Grazie. Ti ringrazio per essere intervenuta, grazie a Chiara Bertino, grazie naturalmente alla vostra società per aver dato disponibilità e ci sentiremo sicuramente. Grazie ancora. Grazie a voi. E noi fra pochissimo altri appuntamenti da Media Plaza per raccontare le novità del settore nell'edizione TOSM ITN 2011. Grazie. Speciale TOSM ITN 2011.